condizioni estreme per questo vertical notturno, che dovrebbe essere sulla neve, ma i primi chilometri con i primi 250 metri di dislivello saranno da fare per gli alpinisti con i sci sullo zaino. Io la prima volta che vengo c'è il buio e poi c'è da correre almeno 300 metri. Penso che è una gara un po' particolare stasera che fa due discipline. Io faccio le due, ma ho fatto un scelto di fare con le sci perché mi piace lo sci alpinismo. Circa 1900 metri di altitudine troveranno la neve che li accompagnerà fino ai 2600 metri dell'arrivo del Monte Freiteve. Per noi come comprensore sciistico è una gara importante, sono eventi importanti perché crediamo nello sport e crediamo che lo sport insomma sia importante non solo lo sci, cioè non solo la discesa ma anche la salita. Personalmente insomma faccio un mio piccolo fioretto perché finalmente possa nevicare, allora mi cimento in questo sport che non è proprio il mio, di solito vado in discesa ma oggi ci provo. Adesso dovete faticare, non c'è più nulla che vi possa tenere. 3, 2, 1, via! Figata pazzesca! Viva la vertica, viva! Adesso mettiamo gli sci. Mi spaventa un po' adesso il murettino là sopra, eh? Quest'anno le condizioni erano completamente differenti dallo scorso anno, non c'era neve per un chilometro in partenza, poi dopo abbiamo trovato neve, quest'anno neve fresca che purtroppo non era battuta, quindi la difficoltà e la fatica è stata molto più elevata rispetto allo scorso anno. La sera che San Sicadio c'era questo grande evento, una bellissima gara, ho detto andiamo a vedere un po' come va la gamba e niente, è andata bene, sono contento. Je me approccio bien ici, une belle montée variée avec des murs. Il percorso era difficile perché la neve era morbidissima, si sprofondava, quindi si è fatto il doppio della fatica rispetto agli altri anni. Però comunque è una cosa fattibile, tanto che non ho neanche usato i ramponi perché nel dubbio non ho lasciato perdere, ho detto vabbè, tanto in qualche modo si sale.